Siamo quasi pronti a partire per Mobilieri Ponsacco contro Poggi Bonsi dal comunale. Via la sfera, ancora un doppio colpo di testa che trova Regoli dietro le linee avversarie. Era in posizione regolare il numero 10, ma gli rimane lì dopo il contatto con Mencagli. Barbera viene saltato da parte di Zaccagnini che prova a lanciarsi sulla sinistra. Il mancino è pronto, 3 contro 1, palla al centro per Carli, contro Pacini, Carli al tiro, la palla è quella lì, Mencagli la prende Pacini. Sul secondo palo adesso, salta da solo e senza disturbo. Sul secondo palo un giocatore del Poggi Bonsi, dovrebbe essere il numero 2, Rocchetti. Si manca il contatto con la sfera, Rico Bono allarga su Regoli che prova a calciare di potenza, sbaglia completamente il contatto sulla sfera e grazie a Pagnini dei Mobilieri Ponsacco, Borri va un po' con il gomito qua giù contro Pippo Carli. La palla profonda per Mencagli, posizione regolare di Mencagli in area di rigore, la prende Pacini e rimane lì. Franco prova a risputarla in avanti, Fratini in posizione regolare, sta atterrato da parte di Camilli in area di rigore. Traiettoria è uno schema, palla all'indietro, la colpisce male Borri, poi Mencagli la ributta lì, Borri ci riprova, ancora Barbera, Mencagli prova ad uscirne, nessuno che la prende, alla fine la prende Pippo Carli che la allunga a destra per Franco, può distendersi Mobilieri Ponsacco con Lorenzo Franco che punta Camilli, palla in profondità per Bardini, assolutamente fuori posizione, arriva Bonecchi sulla sfera e la mette in laterale. Pronto a battere Rico Bonova col mancino, palla sul primo palo e la mette dentro Camilli, 2 gol da palla ferma per il Poggi Bonsi. Pippo Carli, la palla è in gioco, Camilli perde lo scontro con Carli che prova a servire Mencagli, in area di rigore Mencagli lo tiene a distanza in qualche modo Bonecchi. Una finta di Regoli al limite dell'area, dietro per Mazzoli, la ributta al centro, la palla viaggia oltre lo specchio di Pagnini, non ci riesce, Bellucci ancora sul secondo palo, Zaccagnini la mette giù in area di rigore sul mancino, Zaccagnini ancora dietro per Tommy Lunghi, prova a calciare, respinto il pallone, Lunghi la palla che filtra oltre, nessuno che la va a colpire, Zaccagnini ci ritorna, la ributta al centro, respinta la sfera, c'è Alex Lici dalla distanza, alto alto alto, Tognetti la ributta in avanti, Dennis Rossi deve andare a proteggere contro Bellini, credo che riesce a sovrastarlo, Bellini può chiuderla per il Poggi Bonsi e riesce a farlo, 3-0, game set match, il Poggi Bonsi espugna il comunale con il gol finale di Leonardo Bellini.